in questo piccolo corso d'acqua, 50 anni fa, quando facevo i miei primi campionamenti zoologici, trovavo nell'arco di un centinaio di metri almeno 80-90 maschi di rospo bufo bufo in campo. Significava che la zona aveva un presidio di maschi nutrito che erano in attesa delle femmine che sarebbero uscite dal bosco, soprattutto nelle notti più umide e piovose, per venire a deporre le uova in acqua. E in acqua avrebbero incontrato questi maschi desiderosi di nozze che avrebbero fecondato poi le uova man mano che le femmine le andavano a deporre in questi lunghi cordoni gelatinosi. Negli ultimi anni, in questo stesso tratto di torrente, si sentono cantare non più di 4 o 5 maschi di rospo. Un crollo assoluto della popolazione. Le ovature, cioè le deposizioni di uova da parte delle femmine, sono minime. Quindi indubbiamente c'è stata una colossale diminuzione della presenza di questi animali, che si può associare non tanto a una trasformazione macroscopica evidente dell'ambiente, che più o meno è rimasta abbastanza simile quando l'acqua torna a scorrere, quanto alle crisi idriche che si sono succedute negli ultimi anni.